Splendidi amici, bentornati, ben ritrovati sul mio canale Il Signor Franz e bentrovati con questa nuova rubrica hashtag Frask, dove voi fate le domande e io do delle risposte inerenti alla vostra domanda. Pensate, nessuno su YouTube ha mai fatto una cosa del genere. Nessuno ha mai usato hashtag Frask. Lavinia mi chiede: ciao Fra, se per un giorno potessi diventare qualcun altro, chi sceglieresti e perché? Guarda, io vorrei diventare un finanziatore per un mio progetto. Vorrei diventare qualcuno che mi dà i soldi per finanziare un mio progetto. Se può fare. Enrico mi scrive: qual è la tua serie TV preferita? Non lo so, ho visto Daredevil e mi è piaciuta veramente un botto. Ne sto guardando un'altra, ma non vi dico come si chiama, però alcuni lo sanno perché mi seguono su Snapchat. E ve ne parlerò nel prossimo video di consiglietti. Ines mi chiede: ti sei emozionato nel vedere DiCaprio vincere gli Oscar? No, non me ne può fregare di meno. A parte è stata veramente agghiacciante la notte degli Oscar con Chris Rock, veramente. Poi il fatto che tutti cominciano a guardare tutto perde proprio il valore la cosa in sé. Pure chi non ci capisce niente guarda e commenta, quindi... Quando facevo fotografie, mettevo le foto su Facebook, foto fatte bene, e la gente diceva: ah, madonna, che belle foto che hai fatto. Mettevo foto fatte col cellulare, e la gente diceva: ah, madonna, che belle foto che hai fatto. Regà, no, fanno schifo, l'ho fatta in 40 secondi. Quindi tutti parlano di tutto e non si può fare. Ognuno deve parlare di quello che sa. E sti cazzi! Capito? Alice mi chiede: cosa hai provato quando Anthony ti ha salutato? Anthony senza H, però, Mi hai sbattuto il cuore. E provo sensazioni dalla testa ai piedi. Camilla, film e attore preferito? Ah, io sono molto legato a Scarface. Attore preferito? Mi piace molto Bradley Cooper. Però preferito? Non so. Come vedete chi c'ho? Non lo so, io ho delle attrici preferite. Gli attori non li preferisco. Soprattutto quando penso che Margot Robbie, 1990, e c'ha 2 anni in meno di me, dico: ah, allora forse mi sto invecchiando. Non ho sentito bene. Poi Martina mi scrive: cosa ne pensi della questione sulle coppie omosessuali? Rispondo citando un grande maestro: ho rispetto per i negri e gli omosessuali, purché i due fenomeni non si presentino contemporaneamente. Martina sempre mi scrive: ti piace il tuo lavoro? Tanto, mi piace molto il mio lavoro. Se solo riuscissi a fare questo molto di più di come lo faccio. Il problema è che non sempre lo faccio come vorrei. Mi capitano lavori che non sempre mi fanno esprimere al meglio. Ho toccato Jaser, mi scrive: quando uscirà il tuo libro? Io so che già ne hai scritto uno, ammettilo. In realtà ci sto a pensare seriamente. Voi dite: oh, prima dici le cose e poi fai le cose. Sì, in realtà mi piacerebbe scrivere un libro scritto da me, dalle mie mani. Ci penso io. Che non... Ma le tue fan come si chiamano? Allora, questa Martina, non lo so, c'hanno tutti... Camilla? Alice? Ce ne stanno tante. Annalisa scrive: se domani finisse il mondo, io mi sposto un po' più là, su Marte, ti porti le console senza giochi o i giochi senza console? Carbonara o matriciana? Amatriciana, perché è di Amatrice. Su Marte non c'è la corrente elettrica, quindi no. Al massimo porto il 3DS, però pure là si scarica, come faccio? Cioè giusto coi pannelli solari, però non so su Marte ogni quanto passa il sole, non so. Mick mi scrive: sei pro o contro le persone che sono contro chi dice di essere pro? Questa mi ha fatto ridere, brava. Dania, perché sotto la panca la capra crepa? Allora, intanto non è vero. Cioè, è proprio una credenza popolare. Perché la capra dovrebbe andare sotto una panca? Intanto, perché ci sta una capra e una panca? Dove stanno? Poi perché dovrebbe crepare? Secondo me non crepa. Si ripara. Anzi. La panca a volte ripara la capra. Mettendo un temporale. Allora, la capra va sotto la panca e si ripara. Ma crepa. Cioè, a meno che non rimane incastrata. Però può essere che nessun'altra capra si accorge che una capra è rimasta incastrata. Federica mi chiede: lavorativamente parlando, quali sono i tuoi obiettivi futuri? Ah, diciamo, il mio obiettivo futuro è quello di fare il creativo. Se lo sto facendo con YouTube, in questo senso YouTube è utile. Un episodio non solo nell'ambito lavorativo che ricordi con piacere. Beh, ricordo 4 ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla. Giulia mi scrive: quale metodo di tortura useresti per coloro che non azzeccano un congiuntivo? Le scuole, il diploma. Il diploma basta, secondo me. Candida mi scrive: ma se un normale e un idolo si accoppiano, cosa esce fuori? E se si accoppiano 2 idoli nasce un super idolo come Anthony? Sì, è probabile. Se si accoppiano un idolo e uno normale, esce fuori un ibrido. Mita Guerra mi scrive: ma il tutorial di fotografia ci piace la passione con cui parli delle cose, case, libri, pagine, fogli di giornale. Lo so, Mita, devo fare questa roba di fotografia. Voglio fare una cosa figa, quindi mi sto strutturando tutto, mi sto scrivendo. E visto che voglio fare la roba con l'animazione, quindi mi ci vuole veramente un bel po' di tempo. E tipo, il sabato e la domenica è l'unico po' di tempo che ho. Sto facendo questo video di oggi per prendere un po' di tempo. Non lo dirà nessuno. Mi serve tempo per fare le cose fatte bene. Ma quando le cose fatte bene arriveranno? Bene, il primo Frask è finito. Ci vediamo la settimana prossima con la seconda parte. Voi iscrivetevi a tutti i miei social. Mettete un pollice, di così, quello che dice: ok, questo video mi è piaciuto. E andate in pace.